Stavolta non ho fatto danni. Bene. Bene. Okay. Ciao. Ciao. Siamo tornati per la terza puntata dedicata alle informazioni preliminari prima di fare un viaggio negli Stati Uniti. Quindi prima abbiamo parlato della documentazione, tutto quello che c'è da fare, tutte le lunghe pratiche noiosissime, esatto, burocratiche. Quindi prima di guardare questo video andate a vedere le altre due puntate. Esatto. E il secondo abbiamo parlato di New York, qualche consiglio su come girarla e le cose caratteristiche un po' diverse dalle altre città. Oggi parleremo invece di quello che serve sapere per viaggiare all'interno degli Stati Uniti. Esatto. Quindi se volete prendere dei voli, macchine a noleggio, in generale informazioni che potrebbero servire durante gli spostamenti interni. Esatto. Quindi ricollegandoci a New York, noi abbiamo fatto un volo interno fra New York e Dallas. E Texas. Diciamo così, i punti principali sono stati ad esempio che abbiamo visto che è importantissimo avere due carte di credito se è possibile quando andate negli Stati Uniti, perché è un attimo che ci siano dei problemi, che non venga letta una carta di credito. Noi ad esempio abbiamo fatto due pagamenti ravvicinati, nome mio e nome suo, c'è stato un problema e abbiamo dovuto prelevare, perché soprattutto negli aeroporti loro non accettano contanti. Quindi se dovete fare dei pagamenti extra in aeroporto al check-in, sì, non accettano contanti. Noi abbiamo dovuto prelevare con il bancomat. Cioè praticamente negli Stati Uniti quando fate dei voli interni prenotati su internet, quando arrivate al check-in, se avete un bagaglio da stiva dovete pagare con American Airlines dovete pagare $25 per l'andata e per il ritorno. Quindi noi abbiamo dovuto fare questo pagamento. Però questo solo per i voli interni American Airlines. Se voi andate in America con American Airlines e partendo dall'Italia non avete questo problema. Questo solo, certo, per i voli interni. Solo per i voli interni. E infatti diciamo non è stata una bellissima sorpresa. Esatto. Da cui appunto noi è nata, da cui è puntata la necessità di prelevare questi soldi. E a parte che è anche difficile trovare un bancomat all'interno, sì, dell'aeroporto. Sì, perché l'aeroporto è gigantesco. Sì, e comunque hanno messo pochissimi bancomat. Ma vabbè, a parte questo, noi nonostante avessimo prelevato, non hanno accettato i contanti. Nonostante avessimo già pagato con la carta di credito, ci hanno mandato ad una macchinetta dove tu metti dentro questi contanti, la macchinetta ti emette una carta di credito provvisoria che noi abbiamo accuratamente conservato per ricordo per la disavventura, e te paghi con questa carta di credito prepagata che è usa e getta praticamente. Esatto, come una posta. Esatto, praticamente le persone che stanno al check-in non possono maneggiare contanti, ma soltanto carte di credito. Quindi noi abbiamo prelevato i soldi e con una macchinetta appunto abbiamo trasformato questi contanti in una carta di credito usa e getta praticamente. Quindi ricordatevi, per i voli interni dovete pagare $25 per i bagagli da stiva. E questa è stata la prima cosa. Sì, sul noleggio vuoi dire qualcosa? Poi siamo arrivati a Dallas e sì, sul noleggio vuoi dire qualcosa? Che sapere l'inglese è importante, perché non so se la gente come, sì, beh, certo, come fa, insomma. Quello ovvio, no, ma soprattutto se andate in aeroporti grandi come Fort Worth a Dallas, sembra una cavolata, però voi prendete la macchina in un posto e non è detto che ci sappiate ritornare, perché ad esempio intorno a Dallas ci sono una quindicina di punti Hertz. Cioè, non intorno a Dallas, intorno proprio all'aeroporto. All'aeroporto. Quindi se tu lo prendi in un punto, dici sì, va bene, l'ho preso qui, poi dici ma ce ne sono 15. Sì, perché tu dici ok, l'ho preso da Hertz, quindi dovrò riconsegnare la macchina da Hertz. Il problema è che soltanto nell'aeroporto ci sono tipo 10 punti Hertz e quindi... Quindi chiedete quale di questi punti con la mappa, esatto, che vi danno, e a volte sbagliano, perché noi ci hanno sbagliato, poi ricontrollando abbiamo visto che era un altro. Infatti. Poi alla guida ci sono delle cose un po' diverse. La cosa più pericolosa in assoluto è che loro hanno i semafori al di là dell'incrocio. Cioè noi abbiamo il semaforo nel momento in cui c'è la linea dello stop, quindi tu ti fermi sotto il semaforo. Se tu fai uguale negli Stati Uniti, che ti fermi sotto il semaforo, ti fermi in mezzo all'incrocio, passa un tir e ti porta via. Esatto, tu praticamente il semaforo ce l'hai dall'altra parte della strada. Quindi sei tentato di andare oltre, devi frenare molto prima. Esatto. Perché questo serve a loro in modo tale che tu, se stai proprio sotto, hai un solo semaforo, ne vedi uno e non devi stare così a vedere dove. Questa è una grande differenza per quanto riguarda le regole stradali. Un'altra regola stradale è che se sei fermo a un incrocio e devi andare a destra, giusto? Se devi andare a destra e c'è il rosso, puoi comunque andare a destra, giusto? E non ti strombazza, se non lo fai. Noi eravamo un po' timorosi a passare così, sai, in America viene una legge, passi col rosso, oddio, e siamo sempre rimasti. Ma perché gli americani sono molto, abbiamo visto, molto rilassati. Sì, sì, non ti danno la minima pressione, questo è buono, nonostante hanno delle strade molto grandi, qualunque strada è grande, anche
anche in Texas, e noi abbiamo visto le strade nella mappa che andavano nei paesini più piccoli, noi siamo stati a College Station, dice vabbè, chissà che stradine che sono. No, sono tutte strade a due corsie, quasi tutte, a parte quelle che vanno proprio nelle case isolate. Sì, sì, sì. Quindi lì sono strade grandi, vanno veloci, però diciamo sono molto pazienti. Molto pazienti. Cavolate ne ho fatte. Certo, svariato. Loro comunque vedono l'adesivo Hertz, una macchina noleggiata, no, se lo immaginano magari tranquilli, che sei uno straniero, sì, ma sono molto tranquilli. Sulle strade di Dallas è veramente un disastro di ponti, cavalcavie, incroci, veramente di 5-6 corsie, e l'errore è facilissimo, però loro sono abbastanza, non ti mettono pressione. No. Quindi fondamentale anche quando andate in macchina è scaricarvi com'è che è con Google Maps. Ah sì, da casa, quindi dall'Italia, noi vi consigliamo, come abbiamo fatto noi, di scaricarvi le mappe dei posti dove appunto saprete che andrete lì, insomma. Noi da casa ci siamo scaricati le mappe di Dallas, di College Station, che era la città dove stavamo, perché io questa cosa non la sapevo, me l'aveva detto mio fratello. Quando scarichi le mappe, è possibile poi mettere il navigatore, sì, cioè proprio la voce che parla. Nonostante di tu non sia online. Nonostante tu non sia online, infatti lì non avevo internet, no. Però avendo scaricato le mappe dall'Italia avevo la voce che ci guidava, vai a sinistra, vai a destra, vai dritto. Questa cosa proprio ci ha salvato la vita, insomma. Poi altre cose, diciamo, ecco, appunto, se dovete lasciare la macchina a noleggio, come ho detto prima, andare a prendere il volo, è importantissimo che veramente prendiate moltissime immagini. Noi, nonostante abbiamo dormito vicino a Dallas, sì, quindi dicevo, ok, sei arrivato, abbiamo impiegato anche 2 ore per arrivare alla destinazione, uno fra traffico, due non sai la strada, tre comunque lì sembra un po' tutto uguale con queste pianure, sì, sconfinate. Andare a trovare il punto Hertz specifico è veramente una cosa non banale, come invece erroneamente, sì, vorrebbe pensare. Una cosa che mi è venuta in mente adesso è la benzina, che costa veramente, veramente molto 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 meno dell'Italia. Poi in Texas mi sa anche meno, perché comunque è pieno di pozzi petroliferi. Sì, sì, il Texas in particolare, eccetera. Ma infatti è il motivo per cui loro girano con queste macchine molto grandi, sì, perché alla fine anche... Non vedrete mai utilitari, cioè perlomeno in Texas, ma anche a New York ci hanno fatto caso. Cioè non esistono le macchine piccole, le utilitarie. Magari ogni tanto vedi una Fiat 500, quella nuova, ma tutti con mega gipponi, sì, fuori, sì, strada, macchine grandi e potenti. E poi, diciamo, quanto riguarda la macchina, sì, per concludere, tu volevi dire qualcosa sul mangiare? No, vabbè, alcune differenze quando vai a mangiare fuori, innanzitutto la mancia, perché comunque i camerieri hanno degli stipendi molto bassi e vivono proprio con le mance, che mi sembra del 20%, 10%, del 10%. Quindi loro non è che ti obbligano, comunque loro vedono che tu sei straniero, magari non lo sai, non è che ti dicono niente, però ecco, lasciate una mancia. E la seconda cosa, se andate ad esempio in fast food, posti così, la bibita la pagate una volta sola, poi vi potete alzare alla spina e riempirla quante volte volete, perché gli americani pagano le bibite una volta sola. E poi a me non interessa, perché io bevo solo acqua. Io bevo solo acqua, io Coca-Cola, Pepsi in continuazione. E poi la terza cosa che volevo dire è che noi magari in Italia abbiamo un po' l'usanza che a tavola, anche quando abbiamo finito di mangiare, ci mettiamo lì. Il rotoligo, lo intendi? No, ah. Ci mettiamo lì a chiacchierare anche quando abbiamo finito al ristorante, così. Gli americani questa usanza non ce l'hanno, cioè loro una volta che hanno finito di mangiare si alzano e se ne vanno, perché comunque i camerieri vogliono liberare i tavoli per fare più mance, certo, insomma. E le porzioni, ultimissima cosa, le porzioni degli americani non sono come le porzioni italiane, si mangiano molto etnico, bene, poi in Texas noi abbiamo mangiato sempre Tex-Mex, molto pesante di bisonte, sì, anche carne, sì, e niente, le porzioni sono molto più abbondanti. Io mi ricordo che avevo preso una porzione di patatine fritte, mi porta questo vassoio che era tipo per 3 persone, infatti io l'ho detto al cameriere e lui mi dice, ti ricordi? Sì, lui, sì, mi disse, no, questa è una, infatti. Vabbè. E niente, questi sono i nostri consigli, cioè giù così. Ebbene, insomma, ecco, diciamo così, spero che vi abbiamo dato un po' di consigli utili per viaggiare. Sì. Quindi settimana prossima vedrete l'inizio dell'avventura, non perdete la prossima puntata, sarà su New York, andremo a vedere la Statua della Libertà, che
Sembra apparentemente una meta banale, ma in realtà ha veramente tantissime, tantissime curiosità dietro. Esatto, è vero. E quindi prima puntata, Storia della Libertà, non mancate. Ciao! Ciao!